Allora ragazzi, indovinate dove sono? Sono nella mitica Val Sassina, ho trovato un autoctono. Sono qui al pub di Luca Prada ad Introbbio, ok? Venite a fare un giro in Val Sassina perché merita, ve l'ho fatta vedere un mare di volte. Ma con Luca Prada è un personaggio che non conoscete, ma vi voglio far vedere al mio canale. Luca Prada è un campione in Italia. Di quanti chili hai sollevato? Sei arrivato 421 da rialzo, cioè da rialzo, stacco tire, quindi con le ruote del camion, e ho fatto 400 kg da terra, non in gara, in palestra. Ho un record anche in VPC di 315 raw, quindi senza corpetto, e me la cavo abbastanza bene con il peso. Ok, di strongman. Strongman, sì. Strongman. Strongman e VPC e Ok, powerlifting. ma tu sei nato strong, come è nata la tua passione, diciamo, per il Allora. mondo della palestra, degli sport di forza? Ok, allora io, vabbè, logicamente ho cominciato ad allenarmi da piccolino, 14 anni, come qualsiasi palestrato, quindi tra virgolette bodybuilding, che poi Ok, bodybuilding non hai è mai iniziato da stato. palestrato. Ho avuto la fortuna di essere contattato a un certo punto da Lorenzo Geri, che è il capo della FISMAN, che è la Federazione Italiana Strongman, e che mi ha commentato uno stacco che avevo fatto, dicendomi: cazzo Luca, sei bravo, perché non provi a buttarti nel giro? Mi è stato presentato Alessandro Castelli, che è stato il mio mentore, il mio re e il mio capitano da sempre, che ai tempi era campione italiano, è stato campione italiano 4 volte, mi sembra. Adesso Di magari sbaglio. Strongman. Strongman. Io allora ho fatto il campionato italiano rookie, quindi emergente, l'ho vinto. Ma io sono sempre stato stacchista, sono sempre stato Quindi forte. tu non hai mai fatto degli sport, diciamo, tradizionali, cioè non hai mai fatto, ti faccio per dire, calcio, basket, Allora, corsa, non mi è mai judo, piaciuto, non lo so. diciamo che allora io Cioè, sono sempre stato un po' la pecora nera. subito in palestra. No, allora, subito in palestra, subito a 14 anni, però mi sono sempre piaciuti gli sport un po' extreme, tipo sci, fuori pista, downhill, andavo abbastanza forte, mi divertivo. Con la bicicletta giù dalle montagne, qua c'è Bobbio, c'è Artavaggio, ci Ah sono beh, piante sì, delle qui, vetture dove vai a funghi, sì, a è boy. molto divertente. Poi vabbè, Esatto. facevo un po' di tutto, ho fatto anche tanti anni kickboxing, l'ho anche insegnato per qualche anno, e dopo logicamente o fai una cosa fatta bene o ne fai 10 fatte col culo. Ok. Quindi mi sono buttato su questo, te l'ho detto, sono arrivato a dire che ho trovato Ale Castelli, lui mi ha insegnato No, tutto. voglio farti una domanda Vai, così e vai, vai. poi vai a ruota libera. Che differenza c'è fra lo strongman e il powerlifter? Ah, allora sono due cose completamente diverse. Spiegamelo, Nel perché io senso sta roba che, qua non la so. allora, dopo diciamo che perché c'è confusione? Perché si mischiano, nel senso che nello strongman ci sono anche prove da powerlifting, più o meno, con regole diverse. Diciamo che lo strongman nasce come show, quindi sono tutte prove molto, molto appariscenti, Sono quelle che spettacolari. prendi le gomme, quelle robe lì. Gomme, alzi la macchina, tiri il camion, tutte robe molto, molto. Allora, gli strongman sono le persone più forti del mondo. Le gare sono fatte apposta per farli sembrare ancora più forti. Ti spiego. Per esempio, nel powerlifting lo stacco lo fai col bilanciere durissimo, a mani nude, con i dischi fini. Questa cosa ti crea una condizione per la quale tu solleverai il meno possibile. È molto difficile. Nello strongman si può usare il corpetto, c'è la barra morbida. Ci sono le fasce, quindi già la gente è fortissima. E in più questo ti permette di fare ancora di più, diventa molto spettacolare, Il capito? powerlifter è praticamente è panca, Stacco. stacco e squat. Si fanno gare singole di una specialità o di Ma powerlifting tu hai vero e fatto strutturato. anche powerlifter? Cioè, Allora, questi pesi che tu hai sollevati, 400 rotti, li hai fatti nel powerlifter o nelle l'ho fatto strongman? nello strongman, Ah, nello strongman. solo il 315 Cioè, nella VPC. si può paragonare lo strongman? Io ti faccio, te la butto giù giusto per estremizzare, ma lo strongman, visto che comunque è anche uno show, è un po' come, diciamo, il wrestling, dove nello strongman non ci sono regole, nel senso. Cioè, nel powerlifter probabilmente magari sono anche dei controlli. In Bravo, ho quello, capito cosa, ho hai capito, ho capito? capito. Hai Allora, capito quello che ti voglio una domanda dire? intelligentissima, e infatti tutto fa parte dello show, si predilige lo show, quindi molte meno regole, ti faccio un esempio del cazzo, lo stacco, puoi infilare, poi, cioè tu devi arrivare in cima, non ce ne sono le palle. Nel powerlifting si sta molto più attento alle chiusure, si sta molto più attento a non fare l'infilata, quindi ci sono molte più regole che rendono l'alzata difficile. Nello strongman
tiri sul peso, è la giungla, no? E infatti ci sono, per dirti, nel powerlifting ci sono categorie molto più strette, cioè 105, dipende se lo fai del PC, se fai FPL, ok, però per esempio 105, 110, 120, ma nel, carica di peso, nello strongman c'è la 105 per, open, okay, ok, ma nello strongman non ci sono controlli, diciamo. Lo strongman in generale è completamente libero. Esatto. Ci sono delle gare. È un po' come, diciamo, ecco il wrestling. Non dico il wrestling, però diciamo che non ci sono regole. Sì, cioè, sì, diciamo. Quindi per cui, perché poi la gente mi dirà. Si predilige lo show. Allora, poi per quanto riguarda invece il discorso, perché poi vuol dire che ci prendiamo in giro per fare certe prestazioni. Ovviamente un aiutino c'è. E l'aiutone, anche l'aiutone, direi. Cioè, allora, di quegli animali. Allora, che, allora Luca è uno di quelli, uno dei pochi sinceri, onesti in Italia. Certo. Ha fatto tutta una serie di video riguardanti questo tema che potete andare a vedere sul canale dell'amico Forense. Grande Forense. E che tratta questo tipo di argomento. Quindi lui, da questo punto di vista, è uno sincero. Trasparente. Trasparente. Certo. Andate, e quindi non voglio rifare un video, voglio parlare di tutto un'altra. Certo, certo. Ok. Se no mi verrebbe anche a me, come hai fatto lì, tutta una serie di video, sì, di ore. Le stesse cose. Allora, dopodiché allora tu hai deciso, diciamo, di andare anche a fare il powerlifter. Il powerlifter ha bisogno di testo, roba, oppure poi, cioè, alla fine, cioè, tu allora, hai fatto strongman. Anche lì, spiegami. Allora, diciamo che allora, nello strongman in tutto il mondo è quasi tutto libero, senza esagerare. Sono più forti i powerlifter o gli strongman? Allora, forza generale lo strongman, perché lo strongman è molto più condizionato, nel senso che il powerlifter diventa bravissimo e fortissimo a fare panca, stacco e squat. Lo strongman ti solleva la pietra, ti tira la macchina, sì, ha le mani ma forti. Tu hai fatto cose a livello, diciamo, italiano, giusto? Allora sì, io non ho mai gareggiato. Beh, anche perché nell'est Europa io ho provato a vedere che alcune, diciamo, competizioni di strongman, e ci sono dentro gente che fa paura fisicamente. Sì, sì. Là poi è molto più libero, sì, certe, sì, cose, sì, rispetto a noi. No, beh, ma vedi, allora, gente anche di 2 metri. Sai che cosa è il discorso? Allora, lì, quant'è, sì, il record, diciamo, a livello mondiale? Di livello mondiale, c'è, ha fatto 500 kg Eddie Hall e 501 kg After Julio Bjornsson, che è la montagna, quello che ha fatto, sì, le, sì, spalle, sì, sì. Oltretutto al 16 mi ha detto che arrivava, al 16 lui verrà in Italia per fare questa gara organizzata dalla okay, Saleva, che sono Alessandro e Andrea, miei grandi amici, okay. E a livello italiano, come stacco, chi ha fatto di più? Allora, quello che mi dice Invernizzi? Andrea Invernizzi, al momento lui ha fatto 400 kg, 401 kg, 405, 401, 405. E tu avevi fatto? Io avevo fatto 421, ma uno stacco diverso, con le ruote del camion, lui l'ha fatto da terra. Io col massimo non ho partecipato e quindi non ho potuto. E allora dobbiamo portare Invernizzi al bar Osteria La Quercia, che il 22, il 22 venerdì sera voglio organizzare. No, no. Se venite a passare ci sarà una mangiata il venerdì, poi andremo anche a far casino. Chi guida non deve assolutamente bere, eh? Allora, quindi il 22 voglio organizzare con il tuo Crazy Team lì al bar Osteria La Quercia la serata, se volete passare, perché sono tutti i tuoi atleti. E da dove è nata questa tua idea, perché tu hai creato il Crazy Team? Bravo, allora, okay, Crazy Team, okay, nasce ai tempi d'oro, ancora in Trobio. Io non avevo ancora la palestra, avevo la palestra in Trobio, e ho fatto questo Crazy Team, che alla fine eravamo una, cioè, manica. Cioè l'hai creato tu? L'ho creato io, direi da me, che eravamo una manica di disperati amici che si allenavano lì, ma nessuno aveva obiettivi sportivi. Poi vabbè, eravamo nel pieno dell'età, okay, ci divertivamo come matti, sempre okay, in giro a bere, fare i cretini. Sassinesi, si sa che erano i tempi belli del white ball. Ci sapevamo divertire. Era i tempi del white ball. No, white prima. Qual era i tempi di mio e di tuo padre? Con tuo padre. La gente dalla famiglia. Sì, già un po' più bravi. Erano già passati i tempi. Quindi, vabbè, da Introbio poi ho avuto la fortuna di riuscire a mettermi in società con FitUp. Abbiamo aperto una FitUp a Lecco. Alecco, ho portato questo Crazy Team e ho cercato di farlo diventare veramente una realtà a livello sportivo. Quindi all'inizio è stato un po' difficile, perché sai, tutti vedono il powerlifting come, soprattutto le ragazze, diventi un botolo, tutti, sì, vanno in palestra perché cercano l'estetica, non vogliono essere belli, vogliono essere addominali.
Io ho una visione dello sport diversa del powerlifting, quindi proprio cercare di, anche non ti dico cazzate, cercare di aiutare la gente dandogli degli obiettivi. Quindi il powerlifting di base è competizione, cioè nel senso, io penso che chiunque faccia powerlifting, che sia debole, che sia forte, deve gareggiare, perché gli dà degli obiettivi che deve raggiungere e delle soddisfazioni, capito? Piano piano ho iniziato a reclutare ragazzi, dentro nella palestra, dicevo, ma perché non provi? Ma perché? È vero che c'è anche tante ragazze. Noi siamo un team di un sacco di ragazze, oltretutto, vabbè, penso non ce n'è dentro una scarsa, tutte veramente forti, ma soprattutto, guarda, il Crazy Team penso che la cosa più bella che c'è è l'amicizia, perché noi siamo un gruppo di ragazzi che si sono uniti molto, okay. Poi... E quanti siete adesso? Penso che saremo una trentina. 30. Vabbè, io dopo parlo del Crazy Team stretto, sì, sì. Perché adesso, sai, con la visibilità di Forense, con te, eccetera, eccetera, sì, sì. Tanti online, tanti che magari faccio il PT, eccetera, ma non sono ancora... Noi il gruppo quindi, stretto siamo una trentina. E di cui ragazzi e ragazze metà-metà. Ah sì, no, sai che penso che forse forse sono più ragazzi, sono più ragazzi. Non saprei. No, beh, non sono più ragazzi. Metà tanto, sì. Veramente. Ho creato, vabbè, dopo sai cos'è? Si crea un rapporto di da coach di 20 anni. Io sono così, sono empatico, sono ma diventa una cosa talmente importante per loro che tu diventi il suo punto di riferimento. E allora il prossimo anno andremo, visto che non sono mai andato, andremo tutti al Rimini Festival a far casino, sì, tutto il Crazy Team insieme. Io vengo noi siamo andati l'anno scorso, fatto 200 di panca. Io mi sono strappato, ho fatto tipo quarto, quinto. Io mangio e basta. Te mangi come andrà? Io mangio e basta. Esatto. Sarà un po' un problema perché va quest'anno bene. Mi sa che ci salteranno un po' lo scuro. E a proposito di ragazze, il prossimo video che faremo intervisteremo una tua allieva che fa 200 kg di stacco. 200 kg, lì alla gara, 250 deve fare. Allora, Ellie... Finora cosa ha fatto? No, allora, Ellie, io... Mi tira su anche a me. Te ti sbatte su te, con una scoreggia. Allora, Ellie, row al momento, quindi senza fascia, senza corpetto, sarà secondo me sui 210? 210. A essere onesti. Il massimo e allora intervistiamo, però lo vogliamo fare questa gara col corpetto, con la barra morbida e con le fasce che ti dà qualche chilo in più. Lei è molto brava perché gliel'ho insegnato io a usare il corpetto e quindi vogliamo puntare veramente in alto, anche perché ti dico questa l'ambre. E dove ti possono seguire sui tuoi social? Io sono Luca Strongman Prada, adesso apriremo, sono quasi sempre sul canale di Forense che è diventato un mio grande amico e se volete seguirmi lì... E poi lo porteremo al Bar Osteria La Quercia, a Mendrisio, a bagnare, a fare della bella sbronza, ecco. Perché non è che siamo lì a guardare... Non mica riguarda per... Va bene, vi saluto, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Perfetto.